Io sono Marco Rizzetto, sono un software, da quest'anno sono il presidente del Google. E, come sapete già, probabilmente siamo un'associazione che ha come scopo principale la promozione del software libero, in particolare di Linux. Quest'oggi vi ospitiamo, come l'anno scorso, se qualcuno di voi c'era in taxi, per Linux Day, che è la principale manifestazione riguardante Linux, organizzata a livello nazionale in varie città. Ogni anno c'è un tema diverso, quest'anno è la privacy. Ci sono vari relatori che tratteranno l'argomento da vari punti di vista, sia dal punto di vista degli strumenti che dei diritti. C'è un avvocato che dovrebbe essere in quei momenti, per cui come si può dire, è un argomento un po' delicato e abbastanza vasto, soprattutto perché tratta dei comportamenti che si fanno quando si naviga in rete piuttosto che quando si usano degli strumenti. È molto interessante, come tutti gli argomenti che trattiamo a Google, è un po' di parte, ma ci sta. Per quanto riguarda il Google, non è l'unica cosa che organizziamo, quindi spero che sto parlando. Sì. E il Google organizza tutto l'anno serate con dei temi specifici, qualche volta sono più tecnici di altri, qualche volta sono relativi a programmi, non so, di grafica piuttosto che di ufficio o di database. Alcune volte ospitiamo amici e relatori da altre province, anche distanti spesso. Sono serate sempre gratuite, non occorre essere iscritti, quindi se vi va potete sempre consultare il nostro sito, che è linux.licenza.it. Comunque ci sono tutti i riferimenti sulle tutte quest'anno. Tutti quanti noi abbiamo cellulari, computer, colleghiamo sempre la rete, abbiamo delle vite digitali in sostanza. Linux è un sistema operativo che di suo possiede delle caratteristiche che tendono a facilitare l'utilizzo di strumenti per la privacy, a partire dalle VPN che tratteremo nel corso della giornata, fino ad arrivare anche ai programmi specifici per la cifratura del password delle mail, piuttosto che altri strumenti che comunque tratterà a un relatore oggi. Ecco, per cui se vi va di conoscerci meglio, cioè, ci sono vari momenti durante l'anno, il relatore è arrivato. Abbiamo come ospite l'assessore Casarotto del comune di Forlì, che è anche lui un informatico, un appassionato. Spero che vi divertiate, sono sicuro, troverete varie stanze tematiche in tutta la struttura. Ci sono i makers, che sono un gruppo di appassionati del fai da te tecnologico, di parte di una foto produttiva, però sono anche dei professionisti del settore, tra l'altro abbiamo degli ingegneri, meccanici, non ci sono persone di livello alto, livello alto. Ecco, lascio la parola all'assessore, poi introdurremo man mano i vari operatori del mercato. Grazie Marco, buongiorno. Io sono il guest del padrone di casa, tra virgolette, nel senso che la casa mia sarebbe di là, questa della parrocchia che gentilmente dà in utilizzo al gruppo Linux. Beh, io vedo tanti giovani, quindi ho visto anche l'anno scorso, quindi ringrazio tanto l'Istituto Piovene per aver partecipato. Allora, io sono qui in doppia veste, però, perché la prima veste è quella istituzionale, sono assessore alla informatica, tutte queste cose qua interessanti, molto, molto pesanti anche da gestire perché sono complesse.
Poi sono anche come veste, come appassionato, ma come informatico, che sono dirigente della Samarco Informatica, che è qui di Gresignano. E devo dirvi che quello che vedrete oggi, ragazzi, ascoltatemi perché è importante quello che devo dire. E io è da febbraio che sto cercando sviluppatori, ragazzi che abbiano competenze Java, C, Angular, JavaScript, HTML5, e non ne trovo. O se li trovo, che sì, l'abbiamo visto superficialmente di là. Allora, questa è una cosa che secondo me parlo 5 minuti, dopodiché, però quello che devo dire è importante, vi serve perché è per voi, non è per me. E le competenze che oggi vedrete sono molto ricercate in azienda. Quindi se pensate a fare come futuro informatico, uno sviluppatore, web developer piuttosto che web design o quant'altro, oggi trovate molti argomenti importanti. La privacy è un'altra cosa su cui le aziende oggi sono molto mirate, focalizzate, perché va a impattare pesantemente su tutti i sistemi informativi in azienda. Mi piace quello che ha detto il Presidente, la vita digitale. Ognuno abbiamo una vita digitale, un'identità digitale. Io faccio per mestiere l'analisi di tutte le informazioni che arrivano, big data, non so se avete già sentito fare questi argomenti, per cui io so in qualsiasi momento dov'è una persona, cosa ha fatto. Quando voi caricate il telefonino su una presa USB, dall'altra parte non è detto che ci sia un alimentatore, potrebbe esserci un PC. Quindi voi pensate di caricare il telefono invece che scarichiamo tutti i dati. Allora oggi si parlano di tanti temi importanti. Ogni speech che io ho visto sono molto interessanti in azienda. Quindi sono delle opportunità che secondo me vi conviene dedicarsi il tempo che avete a disposizione nel modo più proficuo, perché è veramente importante. Io ringrazio il gruppo Linus Vicenza perché è un gruppo che nonostante negli anni sia difficile perché è basato tutto sul volontariato, continuano imperterriti a portare avanti questa missione, la missione. Il software libero, io da informatico, la prendo un po' così perché noi facciamo software, il software non facciamo per passione ma per venderlo, per approfitto, per dare i risultati. Però anche noi utilizziamo molto software open, quindi molti dei nostri sistemi che vediamo, mondo qualità, mondo gestione workflow management e così via, sono basati su piattaforme open. Quindi anche questo è molto importante da acquisire come competenza, perché sono le prime cose in fase di recruitment che noi guardiamo, che capacità, che esperienze che hanno, perché se i ragazzi arrivano in azienda a un colloquio e hanno solo visto o studiato qualcosa, passano già in secondo piano. Apprezziamo di più quelli che magari nel tempo libero vediamo che hanno portato avanti questa passione, sperando che sia una passione, che hanno fatto l'applicazione per l'amico, per l'associazione della parrocchia piuttosto che per e così via. Quindi chi cerca di mettere a terra la forza che ha studiato, i cavalli, la potenza che ha studiato a scuola. Anche per i professori immagino sia una cosa importante, sia un impegno a portarvi qui oggi. Io li ringrazio perché comunque partecipare a questi eventi non è da soddisfazione a loro, ma dare un'opportunità ai ragazzi, questo è importante. E mi raccomando, non prendetela come una gita, ma prendetela come una grande opportunità. Per questo ringrazio comunque voi di essere qui e ringrazio tanto il gruppo Linux di aver organizzato questa, di aver dato questa opportunità a tutti e a tutti che sono contento di questo. Buon lavoro, buona giornata a tutti, grazie.